Ciao a tutti ragazzi, grazie, siamo tornati qui con un nuovo video sul nostro canale e oggi c'è un quiz. Un quiz per vedere quanto ne sappiamo di YouTube Italia. Tan 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 tan. Sigla. Tan 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 tan. Chi vuole essere milionario? Ci saranno 10 domande e questo quiz dovremo rispondere a queste 10 domande per sapere, per vedere quanto ne sapremo di YouTube Italia e se saremo su una buona media, diciamo, visto che ne facciamo parte. Vediamo se siamo degni di farne parte. Hai detto sta zitto e fermo con l'intro. Così almeno era diversa, no? Vabbè, vaffanculo. Vabbè, vuoi parlare di qualcosa, non lo so. Tu quanto pensi di saperne? Quante pensi che ne faremo, giuste? Non lo sappiamo perché non sappiamo quali sono le domande. Comunque, sì, cominciamo. Vai. Allora, ha portato i make-up tutorial su YouTube Italia. Il suo canale è online da più di 6 anni. Clio Make-up, Jim Drupal, Clip Marzia non fa make-up. O Mr. Daniel Make-up. Io, sinceramente, vabbè, questo è facile, facile. L'unica che conosco e so che poi c'è pure andata su realtà, me cazzi vari, è Clio Make-up. Ma è Clio Make-up, sì. Io non seguo make-up. È stata la prima. Vai con Clio Make-up. Ok. Quale fra queste web series è stata caricata per prima su YouTube? Freaks, Lost in Google, Corso di cazzotti del Dr. Johnson e Skypocalypse. Come dite? Come dite? Vi sto sentendo. Dite Freaks? Bravi. È Freaks. Questa bottiglia vale più di 5 milioni di views. Chi l'ha disegnata? Andiamo a cercare. Già che è vodka, quindi è normale che valga più di 5 milioni. Ma perché questo qua è un disegno, lo sai, è pure scritto. Richard HTT, Marcello Barenghi, Prefrog e Tifetta. Ed è, secondo me, Marcello Barenghi, perché lui fa tutti questi video qua, che ha pure fatto, che ne so, i patatine. Ha disegnato, cioè, si chiama proprio una tecnica che fa le cose reali. Infatti sembra vera. Cioè, sembra una bottiglia appoggiata su un foglio. Sì, sì, ho capito. È Marcello Barenghi, c'ha tipo 600.000 iscritti, lo sai. Ma giravo pure i video su Facebook. Sì. Will Bush ha pubblicato video in lingua inglese sul suo canale principale. A me, sinceramente, non risulta perché neanche io a me. Will Bush. Sì, pure io, è stato tipo il primo YouTuber insieme a Frank Madano che mi ha fatto aprire YouTube. E che no, no, io seguivo prima Will Bush, poi Di Biagio, Frank Madano non ho mai seguito. Veramente. Comunque penso sia falso, non ho mai visto un video suo in inglese, quindi non penso che esista. Cioè, almeno sul canale principale. Falso. È la prima youtuber italiana ad aver partecipato ad un reality show. Chi è? Pepper Chocolate 84, Barbie Xanax, Mike Ligna, Zombie Chiara e Gnappetta. Gnappetta, allora, è mica, ma come cazzo si chiama? Mia. Però io non so che è, sono deciso perché secondo me Barbie Xanax è pure ha partecipato a un reality. E se ha partecipato sicuramente è stato prima di lei. Però non mi ricordo. Non mi ricordo. Mettiamo Gnappetta. Però secondo me Barbie Xanax aveva partecipato a qualcosa, non mi ricordo. Chi fra loro ha vinto YouTube Next Up 2011? Questa è tipo, questa è tostissima, cioè. La Cindina, Frafrog, Julius Fan, Eli Gaoni, Francesco Sanseverino o Yotobi? Io metterei Yotobi perché... No, ma Yotobi non, Yotobi. Non, non partecipa manco a queste cose. Boh. Forse Francesco Sanseverino. Come dite? Non lo sapete manco voi. Non lo sapete manco voi. Lo sapete perché l'avete cercato? È Francesco Sanseverino. Vai. Si definiscono il duo più pazzo del web. I Pantellas, Matte Bise, Hamet o The Show? The Show non sicuramente. I Pantellas sono tre. Matte Bise. Matte Bise sono due. E gli Hamet sono due. Cioè. Quindi o sono Hamet o sono Matte Bise. Secondo me sono Hamet. De quando è sto post pubblicato lunedì 11 maggio. Eh sì, tra poco fa, però. Appunto, quindi potrebbe essere anche Matte Bise. Matte Bise. Si occupa di gaming. De Carli, De Carli, Scottex, The Pills, Zebo 33. The Pills. Oh, hanno fatto il video che giocavano a COD. Allora è gaming. Per forza. È fuorviante questa domanda perché ci stanno due gamer dentro. Scusa. Zebo 89, The Pills. Vabbè, bah, mettiamo Zebo 89 sulla fiducia. Ci sta simpatico. È il primo youtuber ad aver vinto il Golden Button con soli video in italiano. Il Golden Button è il premio che viene assegnato a chi raggiunge un milione di iscritti. Ma chi sarà mai? A parte questo qui è quello da 100.000. E questo è quello da 100.000, non è quello da 100.000. No, 1 million. Ho capito, però è piccolo. Cioè, non è quello da 100.000. Non è quello da 1 milione. Queste sono cuffie. Tanto, cioè, porca troia. Ma non c'è il disegnino del canale, vabbè, comunque. Cane secco, Ivantella, Sfavigia, Luca, la 16 e Will. Ma poi già che ci stanno le cuffie, cioè tu dici chi cazzo è, scusa. Partendo dal presupposto che l'unico tra questi che è arrivato 1 milione è Favigia, no, ci sono anche i Pantellas, però sono arrivati dopo. E poi comunque Favigia è stato il primo, cioè questa qui è proprio scontata. È troppo giallo, è stato il suo primo tormentone. Questo, mamma mia, come me lo riquanto ridevo con quel video. E vabbè, riflessi condizionati, pazza Luda, Michel Righini e Claudio Di Biagio. Michael Righini. Lo so che Michael Righini, ma è Michel, cioè bruttissimo. Ho letto Michel perché stavano a veloce, neanche avevo letto che era lui, comunque. Michael Righini o Claudio Di Biagio? Vabbè. Ovviamente Michael Righini. E Claudio Di Biagio, troppo giallo. Vediamo. Oh, 60%. No, l'abbiamo indovinato 6 su 10. Quindi siamo tra il 60 e il 69%. E vabbè, raga, tipo due erano quasi impossibili. Sì, quella del Next Up 2011 e forse lo sai che mi sa che c'hai ragione. The Barbie Xanax. Riproviamo un attimo. Sicuramente abbiamo sbagliato. Riproviamo un attimo, voglio vedere se è giusto. Siamo, tipo, abbiamo passato gli altri 20 minuti, cioè, sì. Da 20 minuti da quando abbiamo detto l'ultima cosa, cioè
dal taglio precedente ad adesso sono passati 20 minuti per cercare di capire che cazzo abbiamo sbagliato. Sai, perché siamo talmente stupidi, non è che andiamo a cercare su internet, no, no, rifamo il test. Li facciamo il test, andiamo per esclusione perché noi siamo dei logici, capito? Certo. Andiamo per logica. Testo di cazzo. Comunque, niente, la cosa bella è che l'unica volta in cui abbiamo fatto meno del 70% è la volta in cui abbiamo registrato il video. Dai, grazie, è tutto, speriamo vi piaccia questo. Fatelo anche voi questo test e diteci quanto avete fatto. Senza barare. E niente, basta che cercate Quiz YouTube Italia e su Google e lo trovate. Yeah. Bella. Bella.